Ciao a tutti ragazzi, sono Shadow e bentornati su Dragon Quest Builders 2. Andiamo avanti con la nostra storia. Vai, ora ci siamo. Allora, dov'è? Ecco che arriva. Ah sì. Ora ti sistemiamo noi. Cerebro scimmia. Togliti dalla traiettoria della cerebro scimmia. Mi tolgo. Poi mi distrugge tutto di nuovo. Albero. Ti massacra se mi distrugge l'albero. Oh. Forse ci dirà di più dopo, perché al momento non avrei idea. Non si può costruire un muro, magari le sto sprecando tipo per attirarlo da qualche parte, no, non lo so, oppure per farlo scivolare sulla buccia di banana. Ma sarebbe il colmo. Vediamo. Allora, come me la passo? Aspetta, non posso menare, sono scivoloso. Lo sapevo. Io lo sapevo. Muoviti. Sono un profeta. Ya. Oh. Questa battaglia è devastante. Aggiungiamo qualcosina giusto per... Poi le chiamo scimmie, ma in realtà sono babbuini, comunque. Qui la chiama scimmia, anche vista. Ma va bene, dai. Allora, raccogliamo... No! Io ragazzi ancora con i tasti, cioè ogni tanto mi sbaglio. Yeah. Adesso è un colpo. No vabbè dai, perché sbaglio tasti? Perché? Questo. Questo e questo è facile, dai. Andiamo adesso. Ah va di nuovo di là.
Oh, non ce la posso fare, raga. Cioè, qui mi sta disintegrando tutto. Ora la tengo qui e vediamo come ti comporti. Voglio vedere se si risposta di là. Ok. Di qua. Oh. Mamma mia. Perché sbaglio i tasti? Mamma mia, ragazzi. Eppure non sono difficile, ma sarà l'agitazione del momento qui. Mappati. Con altri rinforzi, ovviamente. Forse col prossimo attacco la mettiamo KO per la scimmia. Non lo so. Intanto qui mi stanno entrando dei proc assurdi. In realtà non so, sarebbe interessante verificare quant'è la percentuale di chance, intendo, del proc. Sembra anche abbastanza alta, ti dico la verità. Vediamo dove metterla. Ah! Ah, ci mi sta. Mi sta alitando. Aiuto. Non mi becchi. L'impressione è che se queste cose mi beccano mi fanno un po' di male. Quindi, meglio evitare. Allora, io la butterei qui, ma vediamo se si sposta come prima. Non si spostare, maledetto. Maledetta scimmia. Qui. Dovrebbe essere giusto. Basta spostarti. Sarà meglio. Vai. Tutti insieme. Dai, forse è l'ultimo. Sì, dai, dai. Ole. Ecco la nostra foglia. Io penso che dopo questa missione qui ci faccia cambiare ISO. Non lo so, mi sbilancio. Ok, vediamo un po'. Mamma mia, perché il potere per difendere ci serve. Sapevo che sarebbe servito tutti i nostri accorti, allora questo li ho messi al sicuro. Ora tocca a te, Shadow. Porta tutti gli ingredienti al banco e strizzali fino a fargli diventare una goccia di acqua della vita. Banco dov'è? Forse qui? Ah, ecco. Una goccia di acqua da fare per i diversi vegetali, ok. È una tantum, ma poi la posso creare anche più tardi. In realtà non so cosa possa servire dopo, ma eccoci. Perfetto. Versare in cima. Ho segnato la posizione. Ok, grazie. 3 stelle. C'è che è abbastanza rara. Ma rara alla fine. La prendi però. Attenzione perché ora tutta l'isola ritorna splendente. Oh, ora sì. Ecco che torna tutto rigoglioso. Finalmente.
Missione compiuta. Dopo mille vicissitudini. Eccoci qua. Giovane audace costruttore. Con la tua mano risolta su per svegliare il campo solco. Non le leggo perché divento stupido a leggere sta cosa. Sì. Certo che è bello. Mentre pensano alle fatiche dei loro antenati, rivolgono gli sguardi in alto verso il divinalbero, con occhi colmi di lacrime gioiose. Ma presto le loro lacrime vengono asciugate dalla brezza dolce e gentile che soffia dalla chioma vicina. Il mattino seguente. Vediamo un pochettino. Caspita, Shadow. Devi essere proprio esausto dopo la festa di ieri. Ma dopo tutto quello che hai fatto per ricostruire il divinalbero, direi che ti meriti una pausa. Sì. Va bene. Ragazzi, se voi avete il gioco, vi consiglio di leggervi i dialoghi, perché comunque offrono qualcosa in più per la storia. Io ora qui, se no, farei degli episodi solamente con la lettura dei dialoghi. Finito il dialogo, finisce l'episodio quasi. Io ora non so cosa devo fare, sinceramente. Permettimi di ringraziarti. Tu mi porterai sulla tua isola con te, vero? Sì. Naturalmente, ragazzi, naturalmente. La mia isola fa schifo. Ero partito con le intenzioni di ricostruirla, invece mi sono ritrovato a ricostruire praticamente la vostra. Ma vabbè. Devo parlare con tutti. Aspetta, vediamo, perché ora tutti vogliono venire. Ah no, lui no. E dove ho parlato con lui? Ah, Giuda, l'unica con cui non devo parlare. Allora, lei. Vediamo. Tornerete sulla vostra linea, mi piacerebbe molto venire con voi, ma qui sono semplicemente troppe cose da fare. Vedrò di scriverti una lettera. Oh, e prenditi cura di mia sorella, d'accordo, Sharon, ci tengo molto a lei. Tua sorella chi? Chi è tua sorella? Ah, quella più piccola? Ah, lei viene con noi? Ah, anche lei si vuole venire. Perfetto. Te, in tutti i posti di scena, non dovevi proprio andare lì su. Vieni qui. Sì. Ah, praticamente la sorella maggiore mi ha spoilerato il fatto che lei veniva con me. Vabbè. Anche l'ombrigio deve venire, per forza. E se si spargesse la voce del fatto che ho aiutato a diventare famoso, sarei la celebrità del mondo, vabbè. Ho sentito che cerchi braccia abili all'agricoltura per l'isola del risveglio. È per questo che sei venuto qui, no? Beh, che dici se venissi con te? Bravo. L'ombrigio ci fa troppo comodo. Infine, Bertoldo. Anche lui si unisce. Abbiamo parlato con tutti. Teoricamente. Ottimo. Certo. Devo stare qui. Perfetto, bravissima. Scusate, lo so che non è molto divertente, ma me l'ha insegnata Pastore Chiamata, e ho sempre voluto dirla, ma certo che vengo con voi. Ma quindi, ragazzi, qui, cioè, costruire quest'isola qui, praticamente, come ho speso tutte le mie energie
per fare per bene questo campo alla fine non serviva a niente sostanzialmente, perché non è la mia isola. Vabbè, mi sono divertito lo stesso comunque. Allora, andiamo al porto. Molo, anzi. E torniamocene alla nostra isola. Ci vengono a salutare i nostri amici. Certo che io non lascerei mia sorella piccola con uno così. Però, vabbè. Ciao amici! A presto! Quindi campo solco finito, due Malroth navigano con i loro amici fino all'isola del risveglio, dove Lulu attende con impazienza il loro ritorno. Bene ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.